Do il buongiorno all'onorevole Manlio Di Stefano del Movimento 5 Buongiorno. Stelle, responsabile esteri del Movimento 5 Stelle, Capogruppo della ancora. Commissione Affari Esteri per il mandato che è appena terminato, Certo, che è appena ovviamente. terminato, dove è candidato? Sono candidato nel plurinominale, capolista in Lombardia 1 e poi nell'uninominale di Milano Ovest. Nonostante lei sia siciliano, no? Ma io dal Sì, lo so. 2006 vivo e lavoro a Milano, quindi è lì che tra l'altro che è iniziata la mia esperienza del Movimento 5 Quindi è Stelle. coerente, diciamo, con. Ancora più coerente dato il fatto che al sud abbiamo percentuali più alte, quindi sarebbe stato anche più facile andare a candidarmi al sud. Invece ho scelto di essere coerente con la mia storia politica e mi sono candidato dove è cresciuto il Movimento 5 Ne Stelle parliamo anche, e insomma, io dei con lui. posizionamenti e delle roccaforti, ammesso che così si possa ancora dire delle varie forze. Diciamo, il desiderio di votare, insomma, è così basso. Lei, anche lei che vive e gira il territorio, che registra? Ma sicuramente c'è una disillusione da parte di una grossa fetta della società legata al fatto che è vero che i presidenti e i governi non disceglie il popolo con le Sì. elezioni, ma il popolo sceglie un orientamento politico in base all'offerta che c'è durante le elezioni. Sì. Se fai la campagna elettorale dicendo che farai A, B e C, si aspettano un governo che faccia A, B e C. Poi scoprono che il governo che si va a creare è composto da, come in questa legislatura, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, poi Renzi con Salvini, scusatemi, con Verdini e con Alfano, e quindi il programma cambia totalmente. E quindi il cittadino dice: scusate, ma che senso ha il mio voto se poi non viene mai rispettato quello che ho chiesto? Allora credo che la più grande rivoluzione che possa fare la politica oggi sarebbe quella di portare un programma. Noi l'abbiamo presentato ampiamente. 20 punti, 20 vostri punti 20 è punti, la sintesi, diciamo, per per avere un capirci. volantino, però Sì. l'abbiamo votato in rete per un percorso di un anno e mezzo, scritto insieme ai cittadini, ed è un programma intanto serio e credibile, fondato su un concetto che è stato quasi dimenticato alla politica, la qualità della vita, perché oggi tutti quanti parlano di tagliare il debito, eccetera, 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 poi però nessuno si Sa anche occupa. avere minor pressione fiscale, migliora la Esatto, qualità della vita, mi viene da dirle. tant'è che nel nostro programma parliamo moltissimo di lavoro, di pensioni, che le vogliamo alzare a 780 euro, di reddito di Sì. cittadinanza, con un enorme contributo alla riattivazione dei centri per l'impiego, facendoli lavorare davvero dove vogliamo far incontrare domande e offerta, e tutto il mondo dell'impresa, piccola impresa che crea l'Italia sostanzialmente, quindi quella che abbiamo chiamato Smart Nation, e ovviamente il sostegno alle famiglie. La qualità della vita è un pacchetto e va immaginata così. Noi crediamo, e chiudo, di poter essere molto credibili nel proporre questo programma, perché abbiamo dimostrato da opposizione di aver fatto, quindi senza i numeri per approvarci nulla da soli, Sì. di aver fatto tutto quello che potevamo fare da soli. Siamo tagliati gli stipendi, abbiamo rinunciato ai soldi e ai rimborsi elettorali, Un po' abbiamo di sempre cercato difetti di logici. condividere Un attimo piano, in rete tutte le nostre scelte e l'abbiamo scusi, fatto. non Ho so, chiuso, ho no, chiuso. sono una persona che gode del maggior numero di consensi, quindi se dovessimo, stando anche agli altri sondaggi, aggiungere una figurina, prima di Di Maio ci sarebbe Gentiloni. Che effetto le fa vedere questa classifica legata alla credibilità dei leader? Beh, è una classifica che poi Le ho dato un lasciamo. bell'assist, Di No, Stefano. lasciamo sempre per carità i sondaggi del tempo che trovano, però è evidente che abbiamo fatto per 5 anni un percorso in cui abbiamo sempre rispettato quello che abbiamo detto, quindi la credibilità poi si fonda sul rispetto di quello che dici sostanzialmente, e quindi è un'immagine che credo essere veritiera e che rispecchia appunto questi 5 anni. Ma più che altro quello che, e mi aggancio anche a quello che dicevano entrambi gli altri ospiti Sì. in questi ultimi momenti, non è tanto una questione di soltanto il programma o quello che stai facendo oggi, è anche la tua storia. Perché se io sento Silvio Berlusconi andare in televisione e parlare di flat tax, quando l'ha proposta nel 93, nel 2001 e nel 2008, quando poi ha governato e non l'ha mai fatta, evidentemente sta dicendo la stessa menzogna come quella che scrisse nel patto con gli italiani, famosissimo, che Infatti poi la non flat tax rispettò. che vogliamo portare Che poi avanti è non quella che ha rispettò. anche tutti i dati delle E coperture, quindi che è quella qua della è anche Lega. quello che dice Piano. Emanuele Fiano, persona rispettabilissima che però fa parte di un partito in questo momento che ha fatto per 5 anni l'opposto di quello che aveva detto. Si doveva occupare, come storicamente fa la sinistra, bene o male, dei diritti del welfare e del benessere degli italiani, si è occupato di banche, tant'è che addirittura è corsa ai ripari nella tragedia, come l'ha descritta Renzi, di creare le liste, l'unica Ha che ha detto è stato trovato. devastante Devastante, creare le l'unica che ha liste. trovato da piazzare sicuramente è stata Maria Elena Boschi, che era quella che probabilmente doveva essere per prima punita dopo il disastro delle banche che sono state salvate sulle spalle degli italiani. Allora io credo che
Quando guardi a un programma, devi anche guardare chi si propone di portare avanti quel programma, se ha una storia di mani libere o meno. Il mio timore, e chiudo veramente, quello che diceva Fiano, che il loro obiettivo è essere determinanti per il governo, sì. L'obiettivo è molto più chiaro, secondo me, per Matteo Renzi e per Silvio Berlusconi, è fare in due la somma di 51% del Parlamento, così da poter governare nuovamente insieme. Tutti i sondaggi in questo momento non ci avrebbero i numeri. Esatto, ma il loro obiettivo sarebbe quello. Non ci arriveranno, per fortuna, perché l'obiettivo reale per loro è fare di nuovo un governo insieme, come hanno fatto in quest'ultima legislatura. Cioè, lei dice, quindi, vogliono replicare lo stesso esatto, copione. Quindi agli italiani diciamo, attenzione, perché in questo caso sarà veramente un'occasione di voto utile, allora, oltre che di voto politico. Vediamo la replica di Fiano e poi andiamo in pubblicità. Prego, Fiano. No, una cosa semplice. Perché è più facile parlare degli altri, evidentemente, per Di Stefano che di se stesso. No, posso parlare di noi tranquillamente quanto volete. Scusa, lui parla giustamente della quota 50% più 1, che è quella che serve per governare in Parlamento. Io onestamente non lo dico per portare sfortuna, ma dubito che qualunque partito raggiungerà, compreso il Movimento 5 certo. Stelle, il 50% sì. più 1 dei parlamentari. Quindi loro invece a che alleanza si apprestano? Noi domanda, sì, che alleanza vi ha preso? La risposta è molto ovvia, noi porteremo il nostro programma, che già tra l'altro potete consultare in Parlamento, dove ci saranno tante aree che saranno sicuramente con un umore diverso il giorno dopo le elezioni, e chiederemo al Parlamento di dare la fiducia su quel programma. Però ovviamente ovviamente siamo molto realisti. Siamo molto realisti, non intendo dire che chiederemo al Parlamento "Votateci in blocco i nostri 20 punti e buonanotte". Sì. Chiederemo di concordare insieme parte di questo programma, scusa, però, chiedendo anche l'introduzione di parti di programmi altrui. Sì, allora, ovviamente quella che si chiama politica ma davvero. Scusate, Fiano, torno subito a lei, sono fuori con l'accuso per la pubblicità. Alla domanda, no? Se doveste prendere più voti, che cosa farete? Non sufficienti per governare? E Di Maio ha ripetuto quello che dice da diverso tempo. Cioè noi abbiamo un programma in 20 punti, chiediamo anche agli altri, lo diceva anche lei, di inserire eventuali altri punti. E vediamo chi ci sta. Ma la domanda che credo anche Lilli Gruber abbia fatto, e che dal mio punto di vista, ero un semplice telespettatore ieri, non ha trovato una spiegazione chiara, e quindi pongo a lei, è questa. Ecco, mettiamo che ci siano altre proposte di altre forze politiche che rientrano nel vostro programma, e però la formazione del governo deve contemplare anche ministri di altre forze politiche. Non potete pensare che il governo è fatto solo da vostri uomini, o no? In quel caso, se ci fosse una convergenza, questo non l'ho capito, no, infatti, se me lo spiega. Ma infatti è chiaro che intanto fino al giorno delle elezioni è un pur parlè, nel senso che finché non abbiamo i numeri concreti, perché oggi il PD pensa di poter dire la sua perché pensa di avere un tot per cento, ma riscoprirà di averne di meno, altrettanto no. Noi altrettanto alti, quindi sì. Vediamo i numeri intanto, a numeri alla mano si vedrà il contributo che ogni schieramento sì. che ci sta darà alla creazione di un governo e di un programma condiviso, certo. E a quel punto ovviamente si dovrà anche discutere dei ruoli nel governo, ma anche nel Parlamento, perché il Parlamento considerate che ha vari presidenti di commissione, una serie di ruoli che servono, però l'obiettivo, ripeto, l'obiettivo nostro su tutti è uno, dare finalmente a questo paese un governo di persone libere di agire nell'interesse della qualità della vita degli italiani, perché io non accetterei mai, sinceramente, di vedermi di nuovo un governo con gente indagata, condannata, con gente che ha per 5 anni fatto gli interessi di banchieri e me la ritrovo di nuovo candidata, con, come ha fatto il PD in queste elezioni, il figlio di De Luca candidato, il nipote di De Mita, Forza Italia con condannati, non se ne può più, sinceramente. Con i numeri possiamo trovare di sì. fatto un accordo, si è detto su dei punti, per cui visto che non vuole condannati, non vuole gente sì. che ha governato, ha gestito così, se i numeri ce li avesse il PD allora li dite, no, anche se il programma lo condividete, trovate un punto sul programma, però non vi va bene certi onorevoli se votassero quel programma. Ma per noi avere gente che rispetti in modo dignitoso e con onore, come chiede la Costituzione, gli italiani ma io credo che è difficile, cioè, se hai trovato un punto d'unione, sinceramente, vista la storia del Partito Democratico, come anche di Forza Italia, difficilmente credo che si possa convergere su qualcosa con loro, perché altrimenti in questi 5 anni diciamo che i partiti con cui potrebbe avere qualche non tema dimentichiamo comune una cosa. Sono la Lega e sono liberi uguali, no, diciamo, non dimentichiamo una cosa, che secondo me, no? secondo me, come hanno dimostrato anche in Sicilia ad esempio, la notte stessa delle
elezioni, quando capiranno che al di là della campagna elettorale non avevano nulla in comune, e questo mi rivolgo anche a Salvini e Berlusconi, che ogni giorno litigano sul programma, ad esempio, la notte delle elezioni lo scenario delle cosiddette coalizioni sarà totalmente differente, quindi le aree con cui parlare probabilmente saranno molte di più di quelle che abbiamo. Questo è il fallimento chiaro delle politiche, soprattutto di Matteo Renzi, che addirittura in ambito proprio di ex Whirlpool definiva l'accordo fatto un accordo fantastico, risultato 500 lavoratori a casa. Quello che va fatto immediatamente, intanto diciamo una cosa, da quando a Fabriano c'è un sindaco del 5 Stelle, Santarelli, e quindi riesce a comunicare con i parlamentari, nel caso specifico la Terzoni, la Ciprini del Movimento 5 Stelle che sono del territorio, finalmente è stato approvato nell'ultima legge di fiscalità un ordine del giorno, ovvero un impegno al governo per far ripartire i tavoli di vertenza e anche un tavolo nazionale che risolva proprio queste questioni della zona del Fabrianese, che ha una miriade di aziende in profonda crisi. Sì. Però bisogna agire a livello più alto anche, a livello politico. Visto che questa è la legislatura che si è occupata più di banche in assoluto per dare soldi agli amici degli amici, perché non hanno mai pensato, ad esempio, di ridividere, che era una cosa giustissima del passato, le banche di investimento alle banche di credito, proposta, che era la nostra proposta. E l'altra cosa... Voi volete fare anche una banca pubblica, no? Esatto, che aiuti le aziende. Esatto, la banca pubblica, no? come c'è in tutti i paesi che funzionano, la Germania ce l'ha, gli Stati Uniti ce l'hanno. Perché serve una banca che faccia prestiti alle imprese che devono ripartire. L'altra cosa, va ridotto il costo del lavoro, quindi abbassata l'IRAP e l'IRPEF anche, e dopodiché tassazioni fino ai 10.000 euro totalmente azzerate, perché altrimenti l'economia italiana, che è un'economia di piccolissima impresa, non ripartirà mai.